Siamo già live, Ci immagino. siamo, credo, sì, mi sembra di sì. Ok, Sì, mi dice che siamo live, quindi siamo live. Al momento ci sono zero spettatori. andiamo a Chiedo a vedere. chi. Ah, no, no, adesso ce ne sono 10. Ok, allora scriveteci un messaggio se ci sentite nella chat, se ci vedete, Sì. perché stiamo usando una piattaforma diversa dal solito. Esatto, e quindi Quindi. non sappiamo se siete in grado di sentirci e vederci correttamente. Sono Penso di anche sì, un po'. a me funziona. Ok, Io ci tu vedo. riesci a vedere e a sentire correttamente? Yes. E vedo Bene. anche dei messaggi da YouTube che però non si vedono sulla nostra diretta, ma ci siamo comunque, l'importante è che siamo in diretta. Va bene, allora io mi fido di te anche se non riusciamo a vedere. Ok, vedo Carlo che ha scritto ciao Ciao ragazzi. Bene, quindi Carlo. ciao Carlo, quindi comunque dovremmo esserci. Bene, allora, live di oggi con Lorenzo che ringrazio per essere venuto a Grazie a trovarci. te per avermi ospitato. Mi fa sempre Ora inizio. piacere. Prego, ora inizio anche a vedere i commenti, vediamo se questo programma ci permette di far vedere i commenti. Ad esempio, Rosina ci scrive, noi la salutiamo, ci scrive Orazio, ciao Orazio, ci scrive Dadu. Penso che la pronuncia sia Dadu, no? Ah, direi di sì. Da Sì. due Aisha. Credo che il nome sia Aisha. Sì. Ah, ok. Ciao ragazzi, siete bravissimi. Belen, troppa fiducia. Aspetta almeno. Aspetta di vedere la diretta. Esatto, perché altrimenti sembri di parte. ci sono anche dei nomi molto noti, come appunto Claudio, benvenuto Claudio, Claudio. Claudio irriducibile. Claudio è sicuramente di parte. Vi vedo e vi sento benissimo. Quindi. Vedo anche Bernd, che è tra Bene, l'altro un mio patron. Quindi bene, ciao, caro molto, saluto. molto, molto bene. Allora, per chi non lo sapesse o per chi non avesse visto quello che avevamo deciso di discutere oggi, oggi parliamo di strumenti per chi studia la lingua italiana. È un'idea che mi è venuta qualche giorno fa, pensando a quali sono gli strumenti che io da studente uso. E ovviamente ho chiesto a Lorenzo di darmi una mano in questa diretta perché lui è un esperto di traduzione, probabilmente anche un esperto di apprendimento delle lingue in generale. Per il video di oggi abbiamo deciso di parlarvi di tre strumenti a testa, quindi tre strumenti ve li presenterò io e tre strumenti ve li presenterà Lorenzo. Lore, se per te va bene, inizio subito col primo. Vai, prego. Fremo dall'impazienza di sentire che cosa ci hai portato. Vai. Secondo me ti stupirò oggi, ti stupirò. Bene. Allora, il primo strumento di cui voglio parlarvi oggi è uno strumento per. Innanzitutto, dimmi se riesci a vedere il mio schermo. Sì. Ok, quindi vedi anche il mio mouse, immagino, no? Ok, allora, il primo strumento di cui voglio parlare oggi è Quizlet. Che è uno strumento per creare le flashcard. Tutte o molte delle persone che studiano le lingue sanno l'importanza di studiare con delle flashcard. Io provo a riaprire la chat, così nel frattempo, se avete domande, scrivetecele nei commenti. Sanno tutti che cosa sono le flashcard? Io spero di sì, ma nel caso in cui non sappiate cosa sono le flashcard sono delle carte virtuali, ma possono anche essere delle carte reali, in Sì, cui tipo da una parte c'è dei scritto, cartoncini così, no? esatto, in cui da una parte c'è scritta la parola in lingua italiana o nella lingua che state imparando, e mi ha chiamato italiano in 7 minuti su Instagram, non so come abbia fatto. Cioè, Ma io ho ricevuto una ti sei chiamata. chiamato da solo? No, ho ricevuto una chiamata da Rumiana. Rumiana, Ah. non so, forse è partita per sbaglio.
carissima Lumiana. No, non so cosa sia successo. Siamo live, glielo scrivo, è il bello della diretta. Siamo live. Metto offline, scusatemi. Allora, le flashcard sono delle carte dove c'è una scritta con una parola, ad esempio, nella lingua che state studiando, in questo caso faremo l'esempio della lingua italiana, e dall'altra parte c'è la traduzione nella vostra lingua madre. Può essere l'inglese, può essere il portoghese, può essere lo spagnolo. Ovviamente adesso, facendo degli esempi, diventa molto più facile capire di che cosa stiamo parlando. Direi di parlare delle flashcard introducendole da Google Translate, che è probabilmente la cosa più intuitiva che si possa spiegare. In questo caso io ho fatto degli esempi, ho cercato delle parole, ad esempio trovo la parola esempio e vedo che in inglese si dice example, e quindi la salvo tra i preferiti perché dopo ci servirà per creare il nostro mazzo di carte su Quizlet. Lorenzo, dimmi un'altra parola. Armadio. Armadio. Armadio si dice wardrobe. E poi mi puoi dire anche un'altra parola? Sì, certo. Posso dirti telecomando? Sì. Ti sei perso una E? Ops. Ok, remote controller. Che io direi piuttosto remote control, ma okay, fidiamo. Quindi selezioniamo remote control, ci fidiamo più di questa. E attento, te l'ha girata però. Sì, sì, va bene lo stesso, non importa. Okay. E la salviamo. A questo punto noi cosa possiamo fare? Su Google Translate possiamo aprire la lista delle parole salvate. Mi stai insegnando qualcosa di nuovo in questo momento, Sono contento. Non avevo la minima idea che si potesse fare questa cosa. A questo punto noi abbiamo una lista delle parole salvate sulla destra e le possiamo esportare. E qui l'opzione esportare in fogli Google. All right. Quindi che cosa succede? Che noi abbiamo una lista di parole che, ad esempio, abbiamo salvato durante un periodo di una settimana, no? Quindi noi abbiamo studiato parole, 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 le abbiamo sempre tradotte con Google Translate, che comunque è qualcosa che noi facciamo di solito. E clicchiamo su Import Data. Forte sta cosa che si può esportare direttamente, non la sapevo. Sì, è molto molto utile secondo me. Sì, cioè ti risparmia un sacco di fatica sicuramente. Esatto. A questo punto il programma ha già creato una lista di parole in cui ha messo la lingua di partenza e la lingua in cui ha tradotto. A noi interessano soltanto le parole, non ci interessa inglese, italiano, italiano, inglese. Andiamo su Quizlet, che è appunto il programma con cui creiamo i nostri mazzi di flashcard. E certo. Vi basterà loggarvi. Io in realtà qui sono già loggato, vi dovete registrare, ma vi potete registrare gratuitamente. E a questo punto potete cliccare su Crea, Set, e io sto facendo una prova, in realtà utilizzo un altro account su Quizlet. Però praticamente ti permette di prendere la tua lista e convertirla in un solo click in un mazzo di flashcard, che secondo me è una cosa molto 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 facile da fare. Quindi, ad esempio, in questo caso posso dare come titolo italiano test. Bene. E posso aggiungere una descrizione, ma posso anche non aggiungerla. E a questo punto posso cliccare su importa.
Ok, a questo punto mi chiede di inserire le parole. Io vado sul mio foglio, clicco sulle parole. Sta andando un puntino, forse la connessione non Sì, ce la fa. penso sia il fatto che stai facendo la diretta al tempo stesso, ma Sto abbiamo facendo non abbiamo fretta. le magie. Ok, a questo punto noi copiamo le parole che abbiamo tradotto e le riportiamo su Quizlet, quindi facciamo un semplice copia e incolla. E a questo punto lui ha creato le nuove carte, non so Bravo. se si vedono. Sì. Ok? A questo punto possiamo cliccare su Importa e lui ha creato il nuovo deck. Bellissimo, cioè non devi veramente fare niente, cioè tu Zero. semplicemente a mano che trovi delle parole nuove in italiano, per esempio, che non conosci, le cerchi su Google Translate per sapere cosa vogliono dire. Schiacci la Esatto. stellina per salvarle e praticamente Esatto. lì il 90% del lavoro è fatto perché poi devi solo esportare, copiare, incollare. Assolutamente sì. In Bellissimo. realtà, dopo vi parlo anche di una piccola estensione che uso, ma in realtà qui, una volta che noi abbiamo creato il nostro, abbiamo importato le parole, clicchiamo su Crea, mi sembra sia Crea. Sì. Ok, mi chiede, devi scegliere una lingua per le definizioni prima di salvare il tuo set. In questo caso gli diciamo che la lingua è italiano. In realtà potrebbe fare un po' di confusione perché ho messo sia parole in italiano che in inglese, ma siccome stiamo Ce facendo solo un esempio, n'è solo una che è sì, che girata, credo. dovrebbe essere invertita, ma in Allora, realtà. però, hai usato proprio quella come. Vabbè, non fa Non niente. importa, l'importante è che si capisca. Sì. In realtà io ti dico, quando ho studiato tedesco l'ho usato un sacco, cioè mi è servito davvero tanto. Cioè, io Quizlet lo usavo all'inizio quando stavo cominciando a studiare l'arabo. E dopo un po' ho cominciato a usare un'altra applicazione di cui parlerò tra poco e vedrete che cos'è, qual è. Ok, allora mi sembra che sia quasi pronto. In realtà di solito non così tanto tempo, ma in questo caso ci mette un po' di più perché la connessione non è delle migliori. Forse se abbasso la qualità del mio video. Ok, allora, che cosa è successo? Lui mi dà una carta che io posso, in questo momento lui ha già iniziato a vedere se io ho imparato la parola oppure no. Probabilmente sappiamo che remote control è telecomando, quindi cliccando sulla flashcard. Ops. Quindi cliccando sulla flashcard esce il retro di questa carta che è telecomando. A questo punto possiamo andare avanti, quindi passare all'altra card. Abbiamo armadio e prima di cliccare sulla card dobbiamo capire o dobbiamo ricordarci cosa c'è dall'altra parte. Quindi dobbiamo ricordarci qual è la traduzione della parola armadio. In realtà questa è una modalità che ci permette di scorrere nel nostro mazzo di flashcard, ma ci sono anche sul menu a sinistra ci sono diverse attività che ci permettono di studiare il mazzo di flashcard che noi abbiamo creato, ad In modi esempio diversi. Se in modi diversi, ad non ricordo esempio. male, per esempio, appunto ce n'è uno che ti fa, ecco, che è quello su cui sei adesso, abbina, ti dà una Ok. serie di flashcard tutte girate da un certo lato e tu devi abbinare, per esempio, armadio con wardrobe e poi non so, cosa abbiamo detto, telecomando Telecomando. con Sì, sì, remote sì, sì. control e finché non le hai esaurite tutte. Un po' Esatto. come vedi come succede su Duolingo, no?
Duolingo ha degli esercizi di questo tipo uguali. Ok, e E però infatti. qua sono le flashcard che hai fatto tu. Esatto, in questo caso noi abbiamo le parole che abbiamo creato e abbiamo sia la traduzione in italiano e sia la traduzione in inglese, quindi ad esempio noi trasciniamo la parola italiana sulla parola inglese o viceversa, trasciniamo la parola inglese sulla traduzione in italiano fino alla fine, quindi fino a quando non abbiamo finito l'esercizio e in questo modo riusciamo ad allenarci su quello che è il nostro obiettivo, cioè sono le parole che noi stessi abbiamo salvato e quindi sappiamo essere utili. E ti dice anche il tempo che ci hai Sì, messo, ci dice quanto così tempo abbiamo. puoi sfidarti e Sì. cercare di migliorare, di metterci sempre di meno. Se non sbaglio, se non sbaglio, gli insegnanti possono anche usarlo come programma per far giocare la propria classe. E quindi se tu hai più studenti, c'è il tempo perché le persone possono sfidarsi tra di loro. Certo. Quindi è molto Così carino anche. ognuno mette il suo record e poi vediamo chi ha vinto. Bello. Esatto. Quindi è molto bello anche per questo. Un'altra cosa che mi piace molto è l'opzione impara, perché l'opzione impara, comunque il sito è fatto davvero bene, cioè anche come grafica mi piace tanto. Non so se Sì. qualcuno tra gli ascoltatori conosceva già Quizlet oppure no. E se magari conoscevate già Google Translate oppure no, e se mi dite se conoscevate l'opzione di salvare tra i preferiti le parole tradotte, perché questa è una chicca che neanche Lorenzo conosceva, quindi mi sento già abbastanza Assolutamente. soddisfatto per oggi. Esatto, qui mi dà invece nella modalità impara che abbiamo selezionato sempre dal menu a sinistra, mi dà un'opzione, mi dà differenti opzioni per tradurre una sola parola. Quindi, ad esempio, mi chiede come si traduce il telecomando, io posso cliccare l'opzione giusta. In questo caso sbagliamo apposta e vediamo cosa succede. Nessun problema, stai ancora imparando. Quindi abbiamo sbagliato di proposito, per vedere cosa succede. Continua. E in questo caso andiamo avanti senza commettere errori, quindi traduciamo today con oggi, wardrobe con armadio. Secondo me è un po' più completo rispetto a un altro programma di flashcard che usavo, semplicemente perché ti dà diverse opzioni per Certo. testare le tue capacità, per testare la tua memoria, ed è meno, monotono. Mi piaceva molto per questo. Ok, e quindi poi ti fa arrivare fino alla fine e ti dice quanto stai imparando e quanto hai sbagliato. Quindi ti dice magari di rivedere le parole che hai sbagliato e che non hai imparato. Certo. Prima di passarti la parola, volevo parlare ancora un secondo di come creare queste liste di parole che si trovano durante lo studio della lingua. E poi ricordiamoci sempre che Google da solo riesce a creare un foglio e vi basterà cliccare su esporta e vi darà già la lista di parole creata. Se ad esempio noi apriamo la newsletter, volevo farmi un po' di pubblicità gratuita. Aprendo la newsletter di Italiano in 7 minuti, che spero tutti voi seguiate già, Mi raccomando, eh. e se non siete iscritti alla newsletter, molto male. Io prendo una newsletter a caso, tipo l'ultima, e trovo una parola o una frase che non conosco. Ad esempio, quando impariamo. Non so cosa significhi quando impariamo. La posso selezionare e con l'estensione di Google Translate,
Quindi senza dover aprire Google Translate e scrivere quando impariamo, ma semplicemente con l'estensione di Google Translate, voi potete avere la traduzione, che il più delle volte è affidabile. Ovviamente in questo caso sto traducendo dall'italiano all'italiano, che non è molto sensato. Ci serve che traduca, ad esempio, dall'italiano all'inglese, no? Quindi. O ancora meglio dall'inglese all'italiano, se Beh, volete fidarvi. no, in realtà chi legge in italiano traduce dall'italiano all'inglese, anzi adesso facciamo la prova dall'italiano tipo al tedesco, così vediamo se è realmente funzionale, anche se non possiamo controllare molto bene la correttezza della traduzione. Vabbè, non ci lasceremo intimidire. Allora, ad esempio, se io seleziono Mai. quando impariamo con Google Translate, niente, non ce la fa. Opzioni estensione. Se io clicco su opzioni di estensione, la mia lingua principale è italiano. Vediamo se riesco a metterla sul tedesco. Facciamo francese, che ci sei tu che almeno puoi correggere. Mostra l'icona su cui posso Mi sto mostrare. messo alla prova. Vediamo, sì, ti metto anche alla prova. Nel frattempo così unisco l'utile al divertevole. Al divertevole. È una bella modifica. Beh, dilettevole è troppo formale, quindi uso divertevole. Ok, mi piace. Ok, E per... quindi quando impariamo, quando on a prong. È una traduzione reliable, è una traduzione Perfetto. di cui possiamo bene, ci possiamo fidare. Quindi noi clicchiamo su Apri in Google Translate e a questo punto lui, l'estensione, apre Google Translate e vi dà già la parola in italiano, spero, e la parola tradotta in francese. Esatto, ora Eccolo là, sta sentite. recuperando la traduzione molto lentamente. Lentamente, ma normalmente dovrebbe essere un lampo, ma... Normalmente è molto più veloce. Ok, e a questo punto possiamo salvare. Quindi è decisamente veloce. Quindi riuscite a leggere qualunque sia l'articolo in lingua italiana o un post di un blog in italiano. Riuscite a selezionare la parola, cliccare sull'estensione, l'estensione vi dà la traduzione. Cliccate su Apri in Google Traduttore e salvate la vostra traduzione. Quindi è abbastanza Bene. facile usare l'estensione, salvare la parola che avete cercato e poi creare la vostra lista di parole da studiare su Quizlet. Credo Sì, sia un. questo è veramente lo rende ancora più pratico perché non devi neanche, non so, prenderti la briga di copiare e incollare la parola su Google Translate. Non serve neanche che tu te ne vada dalla pagina in cui sei, basta Esatto, che. quindi in questo modo noi quando poi apriamo le parole salvate abbiamo già la lista di parole che abbiamo trovato e che non conoscevamo e che abbiamo salvato e quindi abbiamo la traduzione e poi ovviamente cliccando su esporta avremo la nostra lista di Certo. parole che poi possiamo usare su Quizlet. Quindi questo è il primo strumento di cui volevo parlare, quindi Google Translate. L'estensione di Google Translate associata a Quizlet. Spero che sia stata una spiegazione chiara, Lore. Chiarissimo, no, no, ma d'altronde era anche abbastanza, cioè è talmente semplice che... Va bene, comunque, se c'è qualcuno che non ha capito come si usa questa estensione, scrivetecelo nei commenti perché noi cerchiamo comunque di rispondervi e di aiutarvi. Tra parentesi, Jesse. ci sono arrivati un sacco di commenti, appunto Jessica, Ok, un salutiamo saluto. Jessica da El Salvador, Salutiamo un po' di gente. salutiamo come sempre perché a noi piace spiegare le cose, ma ci piace anche parlare con le persone che ci seguono in live. Certo, siamo dal vivo, mica per niente, insomma.
Anche se diventa difficile, ho visto, fare due cose insieme. Io sono, non Non sono sei molto, molto multitasking. non ce la faccio tanto. Beh, io farei un saluto a Mar, intanto, Sì, che ci segue sempre. sempre, che è Natalì ci saluta. una mia cara amica di Trieste, che adesso è in Libano. Un saluto anche a lei. Ciao Natalì. Sì, certo che da Trieste a Libano È un attimo. è un bello sbalzo anche lì, eh? Ciao Saluto da a El Dan. Salvador. Ah, Ma certo. ragazzi, io ho una domanda per chi ci segue in live. Che ore sono da voi? Perché io quando scrivo facciamo la live alle 20:30, ora italiana, non so cosa significhi dalle altre parti Non del sono le mondo. 8:30 neanche da me, quindi io Da te siamo già un'ora sono. nel futuro. Sì. Quindi Ok, allora comunque io ti penso dico. che il Salvador deve essere almeno 6 ore indietro, quindi Eh pomeriggio. sì. Ok. E c'è Anna Batsman, che ci Sì. segue molto spesso, che ci ha salutato anche Rosana. Beh, insomma, un saluto a tutti. Eccola. Sì, Claudio ci dice che sono le 16:57 in Brasile, quindi Claudio ti stiamo facendo compagnia nel pomeriggio praticamente. È già pronto con la birretta? Oh. 21:30 in Bulgaria ci dice Teodora. 21:30, quindi c'è tipo mezz'ora di scarto. No, sta dicendo riferito alle 20:30, quindi penso che la Bulgaria Ah, sia nello stesso fuso certo. orario della Giordania. Maria Elisa ci dice che sono le 5 in Cile, quindi abbastanza simile Oh, a bello, in Cile. quello Cile e Brasile saranno anche loro sullo Vorrei stesso molto orario. visitare. Sì, no, quasi, quasi. Cosa aveva detto? Eh sì, no, Sì, Lore ha sono le detto. 5. Sì, hai Sì, ragione. stessa ora, Bello, stessa bello ora. vedere che abbiamo portato tutti insieme gente da tutto il mondo, orari diversi, ma tutti qua per l'italiano. Eh sì, siamo su tanti fusi orari, secondo me non c'è qualcuno dal Giappone o dalla Cina, ad esempio, perché lì è notte fonda. Sì, la vedo dura. Eccolo La prossima volta dobbiamo. lì. Claudio ovviamente si è appena sparato una birretta. Bene, ottimo, non delude mai. Bravo Claudio, bravo. Va bene, Lore, quando ci sei. Allora, ragazzi, tocca a me. Sì, io vi propongo un'altra applicazione di flashcard. Ok. Dunque, io vorrei condividere il mio schermo, ma non so se riesco. Dimmi quando ce l'hai Allora. fatta perché io provo a. Devo fare il tecnico anche e adesso mi Dunque. metto anche a rispondere ai commenti. Ah, ecco, vedo anche Rumiana, mezzogiorno a LA, Los Angeles. Ciao Rumiana, Damiana, benvenuta. scusami se non ti ho Dunque, dovresti risposto. vedere adesso il mio schermo. Sì. Bene. Provo a farlo vedere a tutti. Bene. Lo vedete ancora? Perché ho premuto una cosa e non so cosa ho fatto. Non so se ho fatto un disastro. Penso si veda. Sto controllando da YouTube e si vede. Ok, Quindi vai. perfetto. Ottimo. Oh, io sento il Dammi un ritorno del mio secondo. audio. Non so se sei Prova tu. adesso. Sì? Lo senti ancora? Dov'è? No, perfetto, non lo sento più. Ok. Bene, bene. Allora. Dunque. Io vi porto un'altra applicazione di flashcard che si chiama Anki. Esistono varie versioni di Anki. La versione, diciamo, che uso io è Anki Droid, che è semplicemente l'applicazione per il cellulare di Anki. Però, visto che qua siamo al computer, non posso mostrarvela. Non sono ancora arrivato a quel livello di tecnologia in cui so collegare il cellulare e mostrarvelo tramite la diretta. Quindi vi mostrerò quello, diciamo, anche dal computer, anche web. Penso che nell'iPhone si chiami semplicemente Anki l'applicazione, quindi senza nessuna aggiunta web o Droid.
mentre se avete un Android si chiama anche Droid. Comunque, è un'applicazione che, a differenza di Quizlet, è molto scarna, cioè non ha molte decorazioni, non ha molte attività strane, particolari, come quelle che ha mostrato Simone. È un'applicazione che cerca di tenersi all'essenziale, e per me è perfetta, perché quando mi trovo ad avere tante opzioni, come su Quizlet, personalmente, per la mia personalità, non so, è un po' dispersivo. Diciamo che mi, come dire, non so mai quale fare, dico, oddio, cosa faccio, questo faccio quello, perdo tempo. Avevo bisogno di una cosa diretta e semplice da fare, e ho trovato Anki, che secondo me è ottimo. Dunque, Anki si basa sul sistema della ripetizione dilazionata. Cioè, cosa vuol dire? Praticamente, più è facile per voi ricordare il significato di una flashcard, quindi ricordare quello che c'è scritto dall'altro lato, più passerà del tempo tra questo momento in cui la state ripassando e la prossima volta in cui l'applicazione vi proporrà questa flashcard. Mi spiego. Dunque, cominciamo creando una flashcard, così vediamo. Praticamente lui ti fa ripetere meno spesso le parole che già conosci. Esatto, e ti fa quelle ripetere che sai più meglio. Spesso quelle che stai sbagliando. Non da... quelle che stai sbagliando. Adesso vedrai come funziona. Okay. Allora, intanto io ho creato un deck, un mazzo in italiano, apposta per questa sera. Questi sono i miei due mazzi di arabo che uso normalmente, e questo numero verde che vedete qui sono le parole che devo ripassare oggi, quindi lo farò dopo questa diretta. Intanto andiamo a vedere il mazzo di italiano-inglese, scusate, ho sbagliato un attimo. Dunque, ok, se volete aggiungere delle nuove carte, delle nuove flashcard al vostro mazzo, premete qui in alto, dove vedete scritto Add, e qui cambiate. Se volete aggiungerle al mazzo di italiano-inglese, mettete italiano-inglese, altrimenti potete scegliere gli altri mazzi. Dunque, ci sono diversi tipi di flashcard. C'è quella basic, che è praticamente solo una parola da un lato e una parola da un altro, e basta. Altrimenti potete scegliere altre opzioni. L'unica che secondo me vale la pena menzionare è questa, cioè basic and reverse card, cioè la carta di base e la carta girata, il che significa che in quel modo creerete, e sceglieremo questa opzione oggi, creerete sia la carta che ha da un lato l'italiano e dall'altro l'inglese, sia la carta opposta che vi mostra prima l'inglese e voi dovete indovinare l'italiano. Ok? Quindi vi crea due carte con le stesse due parole, ma al contrario. Allora, dunque, dimmi tu questa volta un paio di parole. Allora, ti direi tetto. Ok, quindi cominciamo con tetto sulla parte davanti e sul retro, quindi scriverete roof. Dunque, poi potete usare le tags, se volete, cioè le etichette, che servono a ritrovare più facilmente delle flashcard, se ne avete bisogno. Quindi, per esempio, la parola tetto, potete salvarla sotto la categoria casa, per esempio. Ok? Ma potete mettere più di un'etichetta, se volete, per facilitarvi la ricerca. Ok? Quindi salviamo questa, ci dice aggiunta, a posto. Dimmi un'altra parola. Può essere... Facciamone tre in totale. Tavolo. Tavolo. Vediamo, table. Allora, anche questa va nella categoria casa. Stiamo usando degli esempi abbastanza semplici, primo perché non abbiamo immaginazione e secondo perché è solo un esempio.
E Sì, quindi giusto per non perdere tempo con sì, cose cerchiamo di fare le astruse cose, e sì, complicate. cerchiamo di fare la cosa più semplice possibile. E il terzo, la terza Ultima parola parola. ti direi orologio. Ok, orologio. E allora mettiamo qua watch. Non so se lo metterei nella categoria casa, magari potrei mettere abbigliamento anche e accessori, per esempio. Comunque non è importante, non è la parte essenziale di cui ci interessa. Ora, torniamo sui deck e apriamo il nostro deck italiano-inglese. Dunque, vedete, qua avete la parola tetto e prima cercate di ricordarvi come si dice nella lingua che state imparando o comunque, oppure che cosa vuol dire nella vostra lingua a seconda del tipo di carta che vi viene presentata e poi premete su mostra la risposta. Ok? Vi dice roof. Ok? Alla fine vi dà quattro opzioni. Se dite again, cioè di nuovo, ve la rimostrerà tra meno di un minuto. Se mettete difficile, ve la rimostrerà tra meno di 6 minuti. Se mettete buono, ve la mostrerà tra meno di 10 minuti. Se mettete facile, ve la mostrerà tra 4 giorni. Per questa mettiamo facile, ok? Vediamo invece tavolo. Allora qua magari è molto più difficile, non so come si dice tavolo, alla fine mi viene finalmente in mente, dico, ah, finalmente sì, table. Quindi era difficile, però alla fine me la sono ricordata, allora direi che magari non chiedo di ripeterla subito, ma tra un po', ok? E allora mettiamo hard. Insomma, con questo sistema, quindi, Anki vi ripresenterà le flashcard tra quantità diverse di tempo, a seconda della vostra percezione di quanto è stato facile o difficile ricordarle. Ok? Quindi, essenzialmente, voi poi piano piano aggiungerete parole al vostro mazzo e svilupperete un mazzo sempre più grande e ogni giorno potete ripassare o tutte le parole che vi propone Anki, oppure potete scegliere, cosa che non si può fare dal computer, purtroppo, dovete farlo dall'applicazione e io vi consiglio calorosamente di usare l'applicazione e di non usare il sito, che è molto più intuitiva, è molto più semplice e l'avete sempre con voi sul cellulare. Con l'applicazione potete scegliere anche un limite massimo di parole da ripassare ogni giorno, in modo tale da non sentirvi schiacciati, diciamo, dalla quantità di parole che dovete ripassare. Per il mio approccio, questa cosa è perfetta, perché se avessi tantissime parole da ripassare ogni giorno, mi sentirei un po', cioè perderei la voglia, no? Vedo che devo ripassare 300 parole, dico no, non ce la farò mai. Quindi, come vedete sui miei deck, io ho un limite di 40, 20 per uno e 20 per l'altro, ok? 40 parole al giorno e più di così non posso. Diciamo Dimmi. che io non l'ho usato tanto anche se lo conoscevo, però ricordo che l'aspetto principale che mi piaceva di più era il fatto che fosse molto facile da usare anche da cellulare, anzi soprattutto da cellulare. Infatti io, a proposito di Quizlet, di cui abbiamo parlato prima, non ricordo come si è sviluppato sul cellulare, però ricordo chiaramente che Anki era perfetto anche per il cellulare. Quindi, Sì, io sono d'accordo. per chi vuole una versione un po' minimale, come ha detto Lore, assolutamente consigliato. Esatto, sì. E tra l'altro anche con Anki Droid potete impostare un reminder, diciamo, una notifica che vi ricordi di ripassare. Potete scegliere a che ora del giorno. La impostate in modo tale che vi arrivi questa notifica in un momento in cui sapete che di solito avete tempo libero,
vi arriva la notifica così non ve lo dimenticate. Ecco, questo è anche Android. Ora termino un attimo di condividere lo schermo perché altrimenti non posso guardare la diretta, mi dà un po' fastidio questa cosa. Okay. Tanto non mi serve più la condivisione. Volevo aggiungere una cosa che in questo momento però mi sfugge. Ah sì, volevo consigliarvi quello che è il metodo migliore per usare anche Android, secondo me. Dunque, avete due opzioni. Quella che non mi piace molto è quella di scaricare dei mazzi già pronti. Perché se andate su internet troverete tantissimi mazzi di parole già pronti che possono essere utili, sì, per imparare delle parole nuove. Ma secondo me il punto di forza di Anki invece è quello che ti permette di memorizzare delle parole che hai già imparato tu. Quindi, secondo me, il modo migliore di usare Anki qual è? Invece di scaricare dei mazzi già pronti, create il vostro mazzo. E in che modo? Dunque, la cosa migliore, secondo me, è quella di avere sempre il cellulare a portata di mano quando studiate italiano, e così ogni volta che trovate una parola nuova la aggiungete sul vostro mazzo di Anki. E lì piano piano si costruirà un mazzo e in quel modo secondo me è meglio così perché riuscirete sempre a ricollegare questa parola al contesto in cui l'avete conosciuta. Studiare delle parole, una lista di parole che non avete mai visto prima e che non potete collegare a nessun contesto reale è un po' difficile secondo me ed è un po' sterile come cosa, cioè non so cosa ne pensi tu, ma secondo me probabilmente è meno efficace. Allora ti dico, il fatto di salvare ad esempio da Google Translate a me aiuta tanto, perché crearle una alla volta mi darebbe un po' fastidio. Usare delle liste di parole che sono già state salvate e che probabilmente potrebbero anche essere fuori dal nostro contesto di interesse è ancora meno utile. Potrebbe essere che una persona super appassionata di ciclismo abbia fatto un mazzo di carte in cui ha inserito delle parole che riguardano lo sport, ma poi ha aggiunto camera d'aria, freni, pastiglie dei freni o pasticche dei freni, cambio e sei tu per caso questo appassionato di ciclismo? No. E quindi in un mazzo di carte troviamo un sacco di carte che, e quindi un sacco di parole che probabilmente noi non useremmo mai. Quindi il modo migliore per ottimizzare la creazione dei deck e dunque la creazione di mazzi di flashcard, secondo me, è quello di crearle in maniera molto personalizzata. Poi ovviamente potete vedere cosa c'è online per prendere ispirazione, per prendere spunto, però non studierei i mazzi di carte creati da qualcun altro. Sì, sono d'accordo. L'unica circostanza in cui secondo me può essere utile un mazzo già pronto, cioè creato da qualcun altro, è se appunto ti serve un argomento specifico come quello del ciclismo, per dire, e vuoi proprio informarti su quell'argomento. Allora in quel caso va bene. Ma altrimenti se si parla di parole più generiche, non lo so, secondo me anche non è l'applicazione giusta. Io appunto preferisco usarla per memorizzare le parole che ho trovato, per fare in modo che le parole che trovo non se ne vadano via, diciamo, col vento, ecco, non mi passino così senza che io le ricordi. Quindi sì. Io sono un grande fan di questa applicazione e ve la consiglio. Va bene. E allora, basta, questo è tutto quello che avevo da dire su Anki, quindi ti rilancio la palla. Mi ripassi la palla. Allora, sì. Vediamo nei commenti se qualcuno conosceva già Anki oppure Quizlet. Sì, diteci cosa ne pensate. Sì, se li avete provati, diteci anche se Lorenzo è stato chiaro oppure no. Secondo me, sì, se avete delle altre domande o delle curiosità, perché magari ci sono delle cose che
non ci sono venute in mente o che diamo per scontato. Io nel frattempo preparo già la... No, in realtà non la preparo, la cerco direttamente su Google perché probabilmente è più funzionale presentare le nuove risorse in questo modo. Riesci a vedere il mio schermo? Alright. Allora, Cambiamo il titolo. questa è una... giusto, cambiamo il titolo. Lore, devi sapere che io e la tecnologia... Non Allora, so, l'hai scritto tu. Pensavo che lo sapessi cambiare, ma. la risorsa di cui parliamo adesso si chiama Eliza, o Eliza, io la chiamerei Eliza, Io avrei detto Elisa, ma. Eliza, di Zanichelli. Infatti vi basta andare su Eliza, Eliza. Ah, forse Za sta per Zanichelli. Probabilmente sì. Quindi sarà Elisa. Ok, come vedete trovate grammatica italiana di base. Probabilmente Lore, questo sito potrei usarlo anche tu con i tuoi studenti di lingua italiana. Allora, ci sono diverse unità divise per diversi, diciamo, livelli di difficoltà. La cosa che mi piace molto è che è completamente gratuito. E potete allenarvi a fare questi esercizi. Allora, se inizio da mi era piaciuta particolarmente la lezione sulla sillabazione che non trovo più. Male. Male, male. Forse mi ha chiuso una Ti è pagina. Non lo so, vediamo, chiusa una vediamo. pagina? Eh sì, mi ha chiuso. Ah no, perché forse hanno separato le unità. Vediamo se ho ragione oppure no. Ok, allora, la pagina di prima, non so perché, aveva... però qui siamo su esercizi di inglese a livello base, e quindi non è quello che cerchiamo. Esercizi di italiano, prova gratuita. Sarei dovuto preparare meglio. Allora, vediamo. No, Allora, no, ma qui c'è. Eh adesso è il bello della diretta. sì, è il bello della diretta, però mi fa vedere il sito in maniera diversa rispetto a come lo ricordavo io. Allora, vediamo se torno allora alla prima voce. Allora, in questo caso, quindi quello che vi sto facendo vedere adesso, ci fa vedere degli esercizi. Possiamo ad esempio aprire l'unità sull'articolo e cliccando su allenamento ci fa vedere una lista di parole. Però ecco, vedi, tipo qui, Cherry, no, non capisco perché mi metta una parola del genere su una lista di parole in lingua italiana. Quindi c'è qualcosa che secondo me non va, però in generale sta facendo il suo lavoro, ovvero lui ci dà le parole in lingua italiana e noi dobbiamo scrivere qual è l'articolo determinativo. Quindi ci dice il determinativo, noi qui possiamo usare gli abiti, gli arabi, il check-in e andare avanti così. E quando siamo pronti e abbiamo finito, clicchiamo su conferma, riprova quello che hai scelto, è corretto, ma hai saltato alcune risposte. Prossima domanda, lo stesso perché non ci interessa. E come vedi, qui ci fa andare avanti nelle unità, quindi in basso troviamo diverse unità con diversi livelli di difficoltà e ci dà la possibilità di inserire l'articolo. In questo caso, ad esempio, l'udito, Certo. i Di sifoni. sifoni. Questa parola non l'ho mai sentita, non l'ho Shetland mai vista. sono delle isole Ok. in Scozia, mi sembra. Non vorrei dire Ok. una sciocchezza. Una sciocchezza geografica. Ok, a questo punto. Comunque ci sta mettere delle parole straniere, secondo me, almeno per
come dire, per la difficoltà di queste combinazioni di lettere insolite, no? In più, non so se vedi, ma sono quasi in ordine alfabetico, quindi J, K, W, eccetera, Sì, sono cose. probabilmente fa riferimento a un vocabolario, il vocabolario Zanichelli, e quindi da lì prende la lista di parole. Però, diciamo, in generale questo è quello che hai scelto è corretto, ma hai saltato alcune risposte. Noi Non possiamo c'è cliccare su problema, riprova, possiamo anche cliccare su soluzioni, e dunque su soluzioni ci dice niente. Ah, bello. ci dice qual è la risposta corretta, ad esempio la jihad, il kimono, lo pneumatico, lo psicoterapeuta, i quadri, lo scherzo e via via. Quindi Ecco, questo sì è utile. In questo modo, se volete studiare o volete ripetere gli articoli determinativi, potete farlo in questo modo. Con lo stesso schema, quindi con la stessa modalità, potete esercitarvi. Non mi fa uscire, Scusa un secondo, Simone. Intanto che cerchi di uscire, volevo dire che sto leggendo nei commenti e c'è scritto, alcune persone stanno scrivendo che non vedono molto bene, che la qualità Ai. del video Ai. Allora, fatemi. non è ottima. Dunque, io sulle impostazioni c'è scritto risoluzione video proprio in basso, appena apri le impostazioni, quindi vediamo se può Fammi dare cambiare qualcosa. un'occhiata. Sì. Sì, interruzione pubblicitaria barra tecnica. Sì, ci fermiamo un attimo. Nel frattempo io ti ascolto perché così tu mi spieghi come fare ad aumentare la qualità del Stiamo mio video. lavorando per voi. Dunque, sulla schermata principale in cui vediamo lo stream, sotto c'è scritto c'è impostazioni, c'è l'ingranaggio. L'ingranaggio è quella cosa che gira, così Vedo. non si stavo spiegando al pubblico. E sotto c'è scritto, c'è l'immagine del tuo video e video resolution, almeno io. Non so se cambia qualcosa, ma proviamola. Allora, io ho una general che mi dice live stream quality tipo bloccata, participants Ok. automatically share screen, show graphics, bla bla bla, show non video participants. Se vado su video invece, mi dice video input, FaceTime, quindi la mia camera, e video resolution, c'è la standard o la high definition. Quindi Io ho clicco su. messo high definition, proviamo. Clicchiamo su High Definition perché dal cellulare non riesco a vedere, per me è tutto sfocato, non possiamo leggere correttamente. Scusatemi, si vede abbastanza male, vi chiedo scusa. Ok, ci fate sapere adesso come si vede il testo su Elisa. Sì, Claudio, era esattamente un cartello stradale, non un carrello stradale. È Fateci quello sapere adesso come che. si vede perché abbiamo. Ho provato a fare una Prova modifica. anche, fai una cosa, fai uno zoom sulla pagina, così anche se è un po' sfocato si legge meglio, cioè si legge decentemente. Vediamo se ci riesco. Control più fai. Beh, questo è il bello della diretta, immagino, no? Così Eh sì, dovremmo essere il d'aiuto. brivido della diretta. Dovremmo essere d'aiuto a chi ci guarda da. Non cambia niente per me, Belen. Dunque, io adesso sto guardando dal computer e si legge bene. Con lo zoom che hai fatto vedo tutto. È un po', è leggermente sfocato, ma si legge. Fai un altro po' di zoom e. L'unica cosa che posso provare a fare è interrompere il mio video momentaneamente. Beh, Simone mi ha abbandonato, quindi adesso questo è il mio canale, quindi leggerò qualche commento. Volevo leggere qualche saluto. Ci salutava dalla Francia Marie-Suzanne Bio, e intanto nel frattempo è tornato Allora Simone. non capisco se io posso interrompere il mio video ma lasciare il mio audio. Forse no. Non credo. Non importa, cercheremo di fare lo zoom. Non interrompiamo
Non interrompiamo un lo spettacolo momento, troppo a lungo, non altrimenti. interrompiamo un momento catartico come questo. Scusami, adesso Esatto. tu riesci a vedere il mio monitor? Sì. Perfetto. Facciamo una prova di nuovo con ad esempio i verbi. Io posso fare allenamento. Dici che dovrebbe essere cambiato qualcosa? Secondo me non è cambiato niente. Ma non importa, io comunque adesso sono su YouTube e vedo perfettamente, si legge, anche se è un po' sfocato. Ok, allora facciamo un altro esempio, sempre su Zanichelli Elisa. Mi dà, possiamo fare il nome e qui ci dice trova il nome e nelle frasi seguenti clicca sui nomi propri. E quindi in questo caso possiamo ad esempio cliccare su Marco o su Cavour, ne facciamo solo alcuni a caso, e Bracciano. Magari possiamo anche mettere delle parole che non sono nomi propri, tipo computer e telefono, e vedere che succede. Certo. Risposte sbagliate, computer e telefono. Quindi ci dice subito qual è l'errore. Ci dice che qualcosa è parzialmente corretto e che abbiamo saltato alcune risposte, e gli possiamo, come sempre, chiedere le soluzioni. Quindi ci dice che quali sono le risposte esatte nelle frasi che, su cui siamo stati esaminati. Sì. René dal Belgio ci dice che davvero l'immagine è sfocata. Dunque, io sto provando a guardare dal mio browser e è leggermente sfocato, ma non così tanto, quindi non so, cioè sto guardando proprio da YouTube, ecco, Ok, va quindi non bene. so quale Allora. sia il problema, anche dal mio telefono ci vedo, insomma. Va bene, ho pulito il mio schermo con collirio. Adesso vedo bene, dice Claudio. Va bene, insomma, lo strumento di cui volevo parlarvi è Eliza. Io spero Sì, che vi io ci sia vedo, utile. ragazzi. Bene, allora, potrebbe essere che dobbiate cambiare La risoluzione del video. la risoluzione del video, però vi dico che è una risorsa molto utile. Io la uso spesso quando qualcuno mi chiede dove trovo un sito per fare esercizi in lingua italiana. Eliza Zanichelli è un posto super affidabile. Quindi. Sì, mi sembra veramente una risorsa ottima di cui non sapevo niente, anche insegnando italiano, e credo che d'ora in poi la sfrutterò sicuramente, e magari nelle mie lezioni, eccetera. Volevo anche, prima di passare oltre, volevo anche ringraziare tutti per averci dato un po' di riscontro, un po' di feedback sulla qualità. Sì. Abbiamo collaborato, alla fine. Sembra che il problema si sia risolto, quindi. Scusateci se ogni tanto abbiamo problemi tecnici, ma non essendo degli YouTuber professionali, Esatto. sono cose che succedono. Questo è un po' come Lorenzo che dice: vedete, purtroppo non sono un vlogger durante i suoi vlog, e quindi sono i rischi Mentre del vlogger dice mestiere. no, sono un vlogger. Esatto. Bene, allora Sarò, io dirò ripasso. di essere un vlogger quando mi pagheranno. Va Più di bene, allora io 100. ripasso la palla a te e mi dici Sì. qual è la prossima risorsa, sono anche abbastanza curioso. Assolutamente. Allora, la prossima risorsa è una risorsa, diciamo, Aspetta, abbastanza. allora Dimmi. Mi ti devo fermare. fermi. Vorrei far vedere un commento. Vai. Che non Adesso si sempre, vede. Ecco. non sempre la colpa è di chi trasmette, ma a volte può succedere che non si veda perché nelle vostre impostazioni avete una risoluzione bassa. Quindi. Sì, c'è un simbolo con un ingranaggio in basso a destra diciamo sul video di YouTube. Se lo premete, c'è scritto qualità. O in inglese quality, e dovrebbe essere impostato su quella più alta, Sì, su o quella più sulla alta più alta che la possibile. vostra connessione riesca a Esatto. supportare. In questo modo vedete le cose in maniera meno sfocata, però l'importante è che abbiate capito che esiste Elisa.
Io tra l'altro vorrei portare l'attenzione anche a un altro commento, solo che io non li posso mettere in sovraimpressione, quindi dovrei farlo tu, ma Claudio dice, bravissimo, dice che il mi piace è gratis, ragazzi, ed è, direi, una perla di saggezza. Grande Quindi Claudio, dopo un'ora di permettelo. diretta siamo ancora a metà, quindi siamo perfetti. Stasera ceniamo a l'una di notte. E vai. Sì. Io in realtà tra un po', insomma, dovrò abbandonarvi, ma Dai, dai, dai. intanto, Adesso allora andiamo avanti. andiamo veloci, Dunque, andiamo la veloci. mia prossima risorsa, che ora vi mostrerò mega zoomata per evitare che qualsiasi problema di risoluzione ci fermi, si chiama Word Reference. Quindi, se vuoi scriverlo sotto o se mi dici come lo Certo, scrivo sotto, no, io non lo faccio so. subito. Tu parla nel frattempo. Dunque, Word Reference non è altro che un dizionario, ma è un dizionario particolare che secondo me è fatto molto bene. Dunque, è un dizionario online, ovviamente, e il sito è wordreference.com. Dunque, perché è così ottimo? Secondo me è ottimo perché è uno dei... Intanto visivamente è molto ben organizzato, secondo me, è molto chiaro. In più è uno dei dizionari, uno dei pochi dizionari in cui viene spiegato bene ogni significato della parola che viene fuori. Perché ci sono alcune parole che hanno più di un significato e che magari in un'altra lingua questi diversi significati si esprimono con parole diverse. Quindi, qual è l'utilità di Word Reference? Che di fianco ad ogni significato c'è sempre una piccola spiegazione molto concisa del senso di quella traduzione. Così sapete tranquillamente trovare qual è quella che fa il caso vostro. Poi di solito ci sono anche degli esempi, insomma, poi in basso fornisce spesso anche una lista di espressioni e questa forse è una delle cose migliori, secondo me, per quanto riguarda Word Reference, cioè il fatto che si possono cercare delle espressioni intere e non è come Google Translate che ti fornisce una traduzione, ma semplicemente è come un dizionario che però contiene anche espressioni. Quindi proviamo proprio questa funzione. Diciamo che allora nel frattempo io parlo, tu puoi cercare già Word Reference e Sì, io ci trovare. sono già, devo solo condividere Ok, lo schermo. diciamo che da traduttore esperto Sì, per lo me è uno conto è strumento. più affidabile di Google Translate. Sì, Google Translate è comunque una buona risorsa per quello che è. Perché comunque si possono tradurre testi interi, ma Word Reference è decisamente ottimo. Dunque, tolgo un attimo lo zoom, giusto per mostrarvi la pagina. Intanto ha tantissime lingue, non tutte funzionano bene come il traduttore inglese-italiano. Quindi io vi consiglio di usare quello, Non ecco. sono sicuro di cosa si veda In che durante la senso? diretta. Ok. E anche, ho anche Prova un ad andare a ritorno vedere su adesso. YouTube. Ho anche un ritorno sul mio audio. Non so se. Credo si veda, credo si veda. Ok, vai, vai Non so se loro tranquillo. vedono noi, però, in questo momento. Vai tranquillo. Fateci sapere se vedete noi. Comunque, allora, questo è Word Reference. Dunque, dimmi un'espressione che potrei cercare. Allora, io chiederei subito a Claudio Claudio. un'espressione. Un'espressione breve di 2 o 3 parole. Tagliare la testa al toro. Vediamo se c'è, potrebbe essere. Eccola qua. Tagliare la testa al toro. Vediamo cosa ci dice. Ok. Settle things once and for all. Credo che sia un'ottima traduzione, no? È questo il senso, cioè il fatto di risolvere la questione in modo diretto e immediato, giusto? Sì, si taglia la testa al toro, ad esempio in questo caso, Sì,
eravamo indecisi su quale espressione scegliere. E allora ti ho detto la prima che mi veniva in mente e ho tagliato la testa al toro. Sì, esatto, bravo. E quindi abbiamo E deciso per qualcosa di super rapido e super veloce. tra l'altro, se avete ancora dubbi dopo aver trovato la traduzione fornita da Word Reference, c'è anche sempre un link al loro forum. Ora non vado ad aprirlo perché perderemo tempo, ma c'è un forum di Word Reference che essenzialmente mostra tutti i contributi dei membri della comunità, e potete leggere le discussioni, potete leggere opinioni più umane, diciamo, sulla questione, potete anche chiedere se volete. Si Andiamo a vedere tagliare allora, però. è arrivata, Qui, qui se vedete qua di... Scusa? un'espressione da Claudio, eh? Ok, un secondo. Allora, prima vi mostro perché vorrei un attimo selezionare una parola più semplice. Dunque, qua a lato vi dà una serie di parole simili, ok? Quindi io premerò direttamente su tagliare. Vedete, allora, vi dà tagliare, separare con la lama. E questa è la spiegazione del significato che vi stanno fornendo, no? Quindi avete tutte queste opzioni. Per esempio, c'è slice e di fianco c'è scritto food, perché effettivamente to slice significa tagliare. In italiano diremmo semplicemente tagliare, non so, tagliare una torta, mentre in inglese si direbbe piuttosto to slice a cake. Ancora tagliare nel senso di intagliare, to carve, e infatti qua c'è scritto sculpt. Insomma, tutte queste cose qua. E dopodiché, sotto traduzioni aggiuntive e compound forms, quindi forme composte, vi fornisce tutta una serie di significati secondari nelle traduzioni aggiuntive, anche per esempio di forme diverse dello stesso verbo. E nelle forme composte vi dà tutta una serie di espressioni che contengono questo verbo. Guardate quante. Avete nebbia da tagliare col coltello, che significa che c'è una nebbia molto fitta. Tagliare a cubetti, tagliare a pezzi, tagliare con il passato, Eh sì, quindi sono insomma, tutte con le molto relative utili. traduzioni. Non sapevo che ci fosse questa funzione. Ad esempio, dovrebbe esserci anche la tensione si taglia con un coltello, una cosa del genere. Può essere che ci sia, sì. Insomma, comunque ci sono Tagliare la tante. corda, tagliare la Tagliare la strada. corda, ecco, che Tagliare la significa strada. andarsene. Tagliare la strada, che significa. Bellissimo. Insomma, quindi secondo me è una risorsa ottima. Bellissimo, bellissimo. Infine, poi qua sotto vi dà anche tutta una serie di altre parole, sia in inglese sia in italiano, che hanno vagamente a che fare con quello che avete cercato. E qua avete tutti i vari thread del forum. Ecco. Quindi Bello, molto bello. Non ha molte sapevo. altre funzioni comunque. Per esempio, poi avete il dizionario Collins, se volete consultare un altro dizionario direttamente da Word Reference, con anche la pronuncia, che tra l'altro vi fornisce Word Reference stesso. Non so se lo sentite. Ora provo a premere ascoltare. Tagliare. Si è sentito? Io ho sentito tagliare, quindi Ok. probabilmente lo hanno sentito anche i nostri ascoltatori. Ottimo. E avete anche la trascrizione in alfabeto fonetico, se vi serve. E poi sì, avete il reverse che vi dà le traduzioni di tutte le traduzioni che c'erano. In questa sezione. Figata. Insomma, è Oppure ottimo. io un Sì. giorno voglio anche fare una live in cui mi spieghi l'alfabeto fonetico, ad esempio la parola tagliare. Vai. Ti Quindi magari posso lo teniamo. spiegare che questa è il fonema che rappresenta gli. Ok, ma magari ce lo spieghi in un'altra diretta, anche perché siamo quasi allo scadere del nostro tempo. Rimane Sì. da presentare una risorsa a testa, se vuoi puoi smettere di condividere.
Yes, lo Anzi, farò tolgo la condivisione dello subito. schermo. Allora, io non sapevo che Word Reference fosse così ricco. Lo usavo in maniera molto meno. Ecco, non avevo mai cliccato sulle altre due voci, per dire, o non ero mai andato fino in fondo con i significati a cui era associata la parola tagliare, ad esempio, oppure altre parole. C'è Claudio che ha Sì, infatti sciorinato. C'è Claudio che ha. mi dispiace di non averne usato neanche una delle Sì. C'è espressioni Claudio che ha che dopo. sciorinato una serie di espressioni e modi di dire degni di un madrelingua. Sì. Praticamente, e ha detto che gli fuma la testa in questo momento. Potrebbe essere che abbiamo spiegato troppe cose e quindi siete un po' stanchi. Stiamo per parlarvi dell'ultima risorsa, sia io che Lore, e poi andiamo chi a mangiare, chi a dormire, chi a lavorare, dipende dal fuso orario. Però, Lore, grazie per questa spiegazione di Word Reference, non sapevo. Ma è Ottimo. sicuramente molto molto utile. Posso chiedere solo una cosa? Mentre io stavo presentando Word Reference, vedevate me? Perché quando tu condividi lo schermo invece ti si Allora, vede? non so se sia, è successo solo adesso, ma non so se sia perché non lo avevi messo a schermo intero. Potrebbe essere. Ah, Però forse ho sì. provato a cambiare le impostazioni dal basso. E non sono riuscito a far vedere le nostre facce e i nostri visi. Quindi, per Word Reference, ci metteremo Ok, l'anima in pace. va Allora, bene. la prossima risorsa di cui voglio parlare, o strumento di cui voglio parlare, si chiama digi.com, che è un po', cioè, se tu vedi l'interfaccia, adesso ci diranno di nuovo che non si vede bene. Vediamo se riusciamo a farci più piccoli possibili, in modo tale. Ok, magari così si vede anche un po' meglio. Allora, io provo innanzitutto ad aumentare la grandezza dello schermo. Allora, fateci sapere se vedete bene o male questo sito, e se lo vedete male, ditecelo il prima possibile. Credo che si veda, cioè io lo vedo da Io YouTube. dal cellulare lo vedo così così. Va bene. Io lo vedo Speriamo, bene. spero che gran parte di voi stia vedendo questo video sul computer. Se lo state vedendo dal cellulare, un giorno Mi lo dispiace per voi. recupererete sul computer e lo vedrete in alta qualità. Comunque sia, dizi.com lo riuscite a trovare anche dal cellulare. Allora, Lore, dimmi una parola, Ti dico qualunque una essa sia. parola. Sì. Allora ti dico asta. Ah, questa è difficile, però. Va bene, la cerchiamo lo stesso. Allora, potrebbe essere che voi, mentre studiate la lingua italiana, trovate una parola e volete cercare molte informazioni su quella parola. Dizi.com fa questo, cioè un archivio di informazioni su quella parola. Proviamo a cercare asta. Allora, lui mi dà subito i link. Sui diversi dizionari. Dopodiché, mi dice le liste, di, parole a cui appartiene. Ci trova le foto taggate da questa parola e ci dà anche dei tag correlati. Meridiana, ok. Sì, Sì. certo, ah, perché l'asta è quella che esce dalla Sì. meridiana anche. Io stavo pensando a Esatto. un'asta tipo di un microfono Sì, ma può o. essere anche l'asta, ad esempio, Giusto. un'asta di un prodotto, che sta per essere venduto, per Sì, esempio. un'asta è un. Per chi non lo sapesse, un'asta è un. Come dire, una gara a chi si aggiudica un certo prodotto e le persone alzano una paletta e dicono 100.000 dollari, Offro 150.000 dollari. 110, 120, Esatto. aggiudicato. E poi c'è un tizio con un martelletto che dice tac tac tac, aggiudicato al signore laggiù con gli occhiali e il maglioncino a collo alto. Esatto. Allora, l'altra cosa che mi piace un sacco sono gli anagrammi, componendo le lettere asta con quelle di un'altra parola, vabbè,
qui fa ad esempio delle somme tra asta e altre parole. Mi piace anche il cambio, cioè cambiando una lettera sola si possono ottenere le seguenti parole, tipo afta, alta, anta. Claudio suggerisce hasta la vista, baby. Hasta la vista, esatto. Si possono, come vedi, qui andando avanti sul sito, si trovano anche altre parole. Ci sono gli incastri, dunque, come puoi incastrare la parola. Una cosa che mi piace molto, soprattutto quando preparo, la newsletter. Allora, la definizione da cruciverba mi fa troppo ridere. Cioè, il cruciverba, o anche chiamato parole crociate, è un esercizio molto usato, molto conosciuto tra i non giovani italiani, molti Anche tra degli i anziani. giovani, io Anche sono tra i giovane. giovani. Ecco, Lorenzo, l'ho subito preso Preso in in causa. contropiede. Eh sì, subito. Allora, Lorenzo è un amante di parole crociate. Vuoi spiegare tu cosa sono le parole crociate? Le parole crociate sono de degli schemi con tante caselle e dei numeri. In queste caselle dovete inserire delle parole, una lettera alla volta, in base a una serie di definizioni. Quindi ci sono delle definizioni con dei numeri che corrispondono ai numeri delle caselle. E se c'è scritto uno orizzontale e c'è scritto miglior YouTuber per studenti italiani, insomma, del mondo, dipende dal numero di lettere. Se ci sono 9 lettere, sono chiaramente io. Se ce ne sono 200.000, è italiano in 7 minuti. Esatto, questo è un esempio al volo di parole crociate. Queste sono parole crociate a schema libero. Dunque, c'è una definizione e dopo la definizione dovete indovinare quale sia la parola. In questo caso, quindi su dizi.com vi dice qual è la domanda a cui dovreste rispondere con la parola asta. Quindi ad esempio la vendita all'incanto, che significa la vendita senza sapere di che cosa si tratta, quella è comunque un'asta, o sorregge nei salti più alti, dunque l'asta che sorregge quando si fa il salto in alto. Quindi è molto creativa. Sì, Mi è piace come una per serie questo. di nuove definizioni, imparare 1.000 altri modi di descrivere un oggetto, Esatto. Quindi essenzialmente. vi è d'aiuto per questo motivo e vi permette di avere un contesto di quella parola molto più grande seguendo appunto le definizioni da cruciverba. Un'altra cosa che mi piace è frasi con asta. Dunque avete una lista di esempi in cui la parola asta è utilizzata e una lista di frasi che sono frasi non inventate, ma sono frasi prese dal web, quindi dove compare asta vi fa vedere quella frase, quindi molto utile anche per questo. Un'altra cosa che mi piace molto, non so se esiste anche per questa parola, ma forse no, beh, questo è anche il bello della diretta, dato che non è una parola molto utilizzata dai cantanti, non c'è in questo caso, però cercherò un'altra parola soltanto per far vedere quest'altra funzione che mi piace anche molto. Quindi andiamo indietro. E cos'è che potrebbero usare i cantanti? Amore, magari, paura. Sì, Facciamo paura. sicuramente. Una Paura paura. oppure. Paura Sì, è una parola che di sicuro si usa di più. Ok, in questo caso, ad esempio, ci dà subito le parole associate a paura e ci dice anche qual è la percentuale. Questo riguarda sempre l'archivio di questo sito, però una cosa che mi piace molto
c'è sempre le definizioni da cruciverba, è difficile farla ai coraggiosi, paura. Una cosa che mi piace molto è la parte frasi con paura, oppure canzoni con paura per una lista di esempi. E quindi cliccando su canzoni con paura, ops, potrebbe aprirsi un annuncio perché è giusto che si apra l'annuncio di StreamYard proprio durante una live. Ti stanno dicendo la prossima volta usa StreamYard, non E usare. cosa succede? Che possiamo trovare tre righe di una canzone che contiene quelle parole. Quindi, ad esempio, Bello. una canzone di Pino Daniele, una canzone di Alessandra Amoroso, una canzone di Nicolò Fabi. E in queste canzoni viene utilizzata la parola paura, che è una figata pazzesca, cioè è strautile per me che scrivo la newsletter e ogni volta cerco delle canzoni che contengano quella parola, ma secondo me è anche utile per chi studia la lingua italiana. Quindi super consigliato se volete approfondire l'uso di quella parola o se volete approfondire il significato e il contesto di quella parola. Sì, Lore, spero veramente, veramente fighissimo, no? Cioè, ha tutta una serie di funzioni e di cose a cui non avrei neanche mai pensato di aver bisogno, cioè, ma poi alla fine, cioè, è utilissimo, non so. Guarda, anche libri, titoli, cioè, sì. Titoli di bello, bello. film, sì, è pieno di cose interessanti. Questo Dizzy.com l'ho scoperto davvero pochi giorni fa, ma spero di scoprire meglio come utilizzarlo al 100%. Sì. Quindi, Ragazzi, chi si è perso questa live si è vabbè, perso ma oro colato, l'obiettivo. ma poi se la può riguardare. Ma infatti l'obiettivo era crearla per poi rinviare o rimandare alla live, quindi sono contento. Allora, Lore, io ti ripasso la palla, smetto di Allora, condividere il mio schermo. intanto mi devi spiegare come fare sta cosa che si veda la mia Ok, tu prova a anche il mio condividere. video. Tu prova subito a condividere il tuo schermo. Attenzione, siamo all'ultima risorsa, quindi siate tutto orecchi, mi raccomando. Allora, l'ultima risorsa, io credo sia. Se io faccio così, no, aspetta, un secondo, arrivo Va così. bene, nel frattempo chiedo a chi ci è, chi, a chi ci sta ascoltando, chiedo Non riesco neanche più adesso. se ci vedete, ci sentite correttamente. Ok, io vedo che tu Tu stai vedi me? condividendo. Stai Ah, condividendo il ecco, monitor. Quindi se tu vai sulla pagina, ok. Così mi vedi? io riesco a vedere sia noi che il sito. Quindi Ok, perfetto, ottimo. bene. Allora, il sito che vi volevo consigliare, quindi appunto come potete vedere, è Reverso Context. Dunque, Reverso Context è un sito che anche questo ho conosciuto, diciamo, grazie ai miei studi di traduzione, ma penso che tante persone lo conoscano. E qual è l'utilità di Reverso? Reverso essenzialmente fornisce tutta una serie di Reverso Context, perché esiste anche Reverso punto. Quindi l'importanza di questo sito è che intanto potete cercare espressioni intere, anche frasi intere, ancora di più di quelle che potete cercare su Word Reference. Però non è un dizionario. A cosa serve? Serve a trovare una serie di testi, diciamo, lui prende, attinge da una serie di siti come fonti da cui prendere dei testi che contengano una certa espressione e avrete quindi un piccolo pezzettino di un testo che contiene questa espressione, sia in italiano sia in inglese. Ora, come potete vedere, io avevo già cercato delle cose giusto per fare delle prove. Quindi proviamo a vedere proprio quello che avevo cercato. Ho tagliato la corda. Ecco, dunque qua ti dà la traduzione primaria, però poi qua avrete tutta una serie di opzioni, no? E ti dice, quando Ray è tornato, ho tagliato la corda. When Ray turned up, I made myself scarce.
E poi però avete I beat it, I ditched, I ran away, did a bunk, eccetera. Avete tutta una serie di opzioni diverse. Poi qui vi dà anche la possibilità di ascoltare la pronuncia, sia in italiano sia in inglese. Vediamo se si sente. Non sono riuscito a sentire, Ok. c'è stato forse un abbassamento di connessione, ma comunque nel momento in cui hai fatto partire l'audio Sì. non ho più sentito niente. Ok. Proviamo un attimo. I made myself scarce. Si è sentito? Sì, prova Ok. con l'italiano, sentiamo quanto è Ho affidabile. tagliato la corda. Quando Ok. Ray è tornato, ho. Ovviamente è una voce automatizzata, ma insomma è molto Ok, utile. è una voce un po', è una voce Proviamo un po' qualcuno dei elettronica. Beh, suggerimenti di Claudio. Vediamo cosa ci aveva detto. Scusate se ha Claudio, detto, state vedendo il retroscena. quello che vediamo noi. Allora, se vai di nuovo su Word Reference, ti metto subito i commenti Ecco, tutto fa brodo. Vediamo tutto fa brodo. Vediamo cosa ci dice. It's all grist for the mill. Every little things count, che secondo me è forse la più precisa. E poi dà diversi livelli di affidabilità, no? Vedete che questo è un po' più grigio. E qua avete ancora tutta una serie di traduzioni, cioè prese, scusate, da una serie di siti. Di fonti varie che hanno trovato su internet. Quindi. Quindi utile per le traduzioni, in particolare delle espressioni, diciamo così. Non Sì, solo. però Non se solo. cercate parole singole, Ok. è comunque utile. Vedete che qua vi dà tutta una serie di opzioni e ti dice, ti segna per colore le categorie di parole. Ovviamente brodo può essere solo un sostantivo, ma se cerchi una parola che può essere anche qualcos'altro, per esempio, prendiamo stock in inglese, quindi invertiamo la Ok. lingua e cerchiamo stock, che può voler dire cose diverse. Ok, vi dà sostantivo, aggettivo e verbo. Quindi rifornire è la traduzione verbo di stock, eccetera. Ok, poi avete brodo, eccolo qui, però anche magazzino, azione, scorta. E qui tutta una serie di contesti, ecco. In più vi dà anche dei suggerimenti di espressioni simili o che contengono questa parola, potete usare i preferiti, insomma, è un sito che secondo me è molto molto utile. E Dove sì. tu usi più spesso reverso oppure Word Reference? Dunque, io uso più spesso Word Reference, adesso smetto un attimo di condividere perché Sì. mi dà fastidio a non vederci, ma io uso più spesso Word Reference, ma dipende, cioè se sto cercando comunque qualcosa di un po' più ampio e se ho bisogno di conferma di come si usi una certa espressione in contesto, allora Reverso è molto utile da questo punto di vista. Va bene, allora io chiederei a chi ci ha seguito finora, chiederei di scriverci qual è l'app che vi è piaciuta di più, qual è lo strumento che vi è piaciuto di più e Mentre perché. scrivete, vi dico un'ultima cosa. Reverso è buono se comunque avete già un livello abbastanza solido in una certa lingua, perché ogni tanto ci sono alcune traduzioni che secondo me non sono troppo affidabili, quindi dovete essere anche in grado di discernere quello che trovate, ecco, È di proprio capire qual quello. è l'opzione migliore, perché Reverso prende da delle fonti online, ok? Ma non sono curate, non sono selezionate da una persona, è È proprio automatizzato. quello che ha scritto Mar in questo commento dicendo molto utile, a volte si può vedere che le traduzioni non sono giuste. Sì, In effetti esatto. ogni tanto non è affidabile al 100%.
però è una buona risorsa per chi sa quello che sta cercando. Sono d'accordo, sì. Va bene, allora io direi che è stata una bellissima live, abbiamo fatto un'ora e mezza di show, anche con tutti i problemi tecnici possibili. Claudio ci dice che Word Reference è decisamente il più interessante per me. Sì. Claudio, sono probabilmente d'accordo, hai ragione. Richard ci dice che mi piace Reverso, però si deve pagare dopo qualche volta. Ah, non sapevo. Dunque, non è proprio così. Cioè, ci sono, se a pagamento puoi avere più opzioni, più traduzioni, più esempi, eccetera. Però è per sempre gratuito. Cioè, io lo uso da anni gratuitamente e va benissimo così. Okay. Se volete più traduzioni, più soluzioni traduttive e più esempi, allora sì, dovete... Perché io ad esempio pagare. Mi ricordo che lui chiedeva, cioè che il sito, non lui, lui o lei, che il sito chiedeva di registrarsi per avere più, più traduzioni, quindi Reverso mi chiedeva di iscrivermi, ma riuscivo comunque a farlo gratuitamente e poi me li faceva vedere, mi faceva vedere tutti gli spunti o comunque tutte le traduzioni. Quindi non sono sicuro sia a pagamento, Richard. Probabilmente sì. Cioè, se ci dici che è a pagamento, ci fidiamo, Richard. Però si può anche pagare, sì. Sì. Allora, Claudio dice un sacco di spunti per digerire prima di andare a letto. Bellissima live, complimenti ragazzi. Grazie, Claudio. Ottimo. Siamo Grazie sempre molto contenti di sapere che siamo utili in qualche modo. In realtà... penso che questo sia una prima rubrica di vari episodi che faremo, perché ci sono sempre delle nuove risorse o dei nuovi strumenti che scopriamo, un po' perché insegniamo e un po' perché impariamo anche noi le lingue. Certo. Quindi, avendo dei canali, riusciamo a condividerle con più persone possibili. Quindi, ognuno poi può trovare la risorsa più utile o la risorsa che è fitta. Come posso tradurre fitta? La risorsa che... Che? È to fit. Noi diciamo fittare. Ah, che si addice. Esatto. È il modo per trovare la risorsa che si addice meglio alla persona. Bene, allora io ti ringrazio per essere stato... Io ringrazio te. È sempre un piacere stare in live con te e soprattutto... Io sono sempre stato un grande fan del tuo canale, quindi essere qui è sempre un onore. Mi raccomando, andate a trovare Italisten. Ah, lo vedi? Ci ha tolto i nomi. Forse non ci sono più i nostri nomi. Vedi, okay. non siamo nessuno. Comunque sono scritti sul titolo, quindi non penso che nessuno avrà dei dubbi su chi sono. Quindi potete andare a trovare il canale di Italisten di sicuro. Yes, venite e iscrivetevi sicuramente. Di sicuro. Vorrei ringraziare tutta la gente che ha partecipato, tra parentesi, che ha contribuito. Di sicuro Lorenzo è molto probabile che pubblicherà dei video in cui parla di risorse per studenti della lingua italiana, il più delle volte di livello intermedio o avanzato. Però sono delle vere chicche, quindi non perdetevi i suoi video. Vorrei anche ringraziare le persone che ci hanno seguito, quindi ringraziamo Maria Esther, grazie mille per una diretta così interessante, vi aspettiamo presto, buonasera, ciao, un bacio. Salutiamo Nanu dalla Costa Azzurra. Amici della Costa Azzurra. Salutiamo Mar, ciao Mar, che scrive da Barcellona. Salutiamo Richard anche da in alto. Salutiamo Richard. Che, ciao. Ciao Richard, grazie. Sarebbe interessante se potessimo approfondire un po' ogni spunto alla seconda, a seconda della sua utilità. Sì, Claudio, in effetti potremmo fare un video per ogni risorsa, praticamente. Sì, assolutamente, però, c'è abbastanza materiale. Sì, però la verità è che... non mi ricordo chi è che diceva questa frase, che la classe finisce, o la spiegazione finisce, o la parte di insegnamento finisce,
nel momento in cui gli studenti decidono che è il momento di apprendere, no? Quindi io ti racconto una cosa, ti spiego una cosa, ma poi nel momento in cui lo studente decide di andare ad approfondire quella cosa, la lezione è finita, perché... Sì. Perché l'insegnante non ha più nulla da fare. Esatto, esatto. Fabio, va bene. Buonanotte, grazie. Lore, tu hai cenato? Io non ho cenato. Sì, io ho già cenato perché qua sono le 11. E niente, un bacio, vedo Belen, vedo Fabio, vedo Teodora. Buonanotte a tutti. Grazie Simone. Grazie a te, è stato Lore. Un piacere essere qui. E spero che la prossima diretta sia... sarà anche con Carlo e Mattia, possibilmente. Sì, ce la faremo. A presto, ciao ciao. Ciao.